Salve a tutti e bentornati su The Italian Maker. Nel video di oggi andremo a parlare di questo prodotto, questa scatolina nera misteriosa. Per sapere cos'è, però, vi chiediamo prima di iscrivervi al canale, lasciare alla fine del video un mi piace se vi è piaciuto e attivare la campanellina per non perdervi tutti i nostri nuovi video. Iniziamo! La scatolina misteriosa si tratta di i microfoni DJI, un prodotto ormai uscito da qualche tempo, ma che abbiamo deciso di portare sul canale per darvi il nostro punto di vista su questo prodotto che ci sta permettendo di migliorare l'audio che sentite nei nostri video, come potete vedere appeso appunto alla mia maglietta. Come vediamo dalla custodietta, mancano due prodotti perché uno è il ricevitore che è attaccato sulla Fujifilm e l'altro è invece il trasmettitore che è attaccato al mio colletto. C'è anche un secondo trasmettitore se volessimo fare un'intervista doppia. L'altra cosa carina della scatolina che ha a disposizione altri due di questi gancini che si attaccano sotto al ricevitore, che in questo momento ha una slittina per essere attaccata sul flash della fotocamera, ma potete attaccare il ricevitore anche a questo connettore che è il Lightning e poterlo attaccare sull'iPhone con sotto appunto la scatoletta ricevitore e poter ricevere sul vostro iPhone l'audio di questi microfoni con una qualità nettamente superiore. Chiaramente all'interno dello scatolino c'è anche il connettorino USB-C per poter fare la medesima cosa con i dispositivi Android. Quindi un prodotto dal punto di vista funzionale impeccabile, un po' alla Apple style, attacchi, apri, tutto configurato. Indicatore di carica, connettore USB-C per ricaricarla, ogni singolo trasmettitore ha la sua porta USB-C per poter ricaricarlo individualmente o scaricare, come poi andremo a vedere nel corso della prova, direttamente sul computer i file con una memoria interna da 8 giga. Ma qua in studio, senza rumore intorno, è un po' inutile testarli, quindi andiamo all'aperto e vediamo un po' come si comportano sul campo. Finalmente siamo passati a un prodotto un po' più intuitivo da usare rispetto a quello che usavamo prima. Utilizzavamo lo Zoom H1 con un lavalier attaccato alla mollettina, quindi ogni volta dovrà ricordarci di far partire lo Zoom H1 e ricaricarlo, registrare l'audio con la camera, fare il chuck, sincronizzare in montaggio video la punta dell'audio dello Zoom con la punta dell'audio della Fuji o della Canon con cui filmiamo, sincronizzare il video, quindi togliere l'audio della camera e lasciare questo audio. Un processo un po' macchinoso, specie in viaggio, eccetera, e avere un sacco di file in giro. Questo microfono, comodissimo, come avete visto nell'apertura, si apre un case tipo AirPod, questo si attacca con un magnete o con la mollettina addosso, l'altro si attacca sopra la camera col cavo all'ingresso del microfono della macchina fotografica, basta, loro si connettono e direttamente la mia traccia audio finisce già nella traccia audio della Fuji, che quindi non usa i suoi microfoni, e viene salvato senza più bisogno di sincronizzare, senza sbattimenti, comodo, qualità altissima. Inoltre lui ha dentro una memoria da 8 giga, quindi se volessi potrei anche far partire la registrazione e avrei una traccia di backup, quindi la Fuji filma con l'audio già buono di questo. Inoltre questo qui registra la sua traccia audio, che ha una qualità ancora più alta, perché chiaramente non viene trasmessa ma salvata direttamente dal microfono interno, quindi la qualità è ancora più alta. Inoltre, se vogliamo, questo possiamo usarlo anche, come vedete, a un ingresso jack, possiamo a lui attaccare un lavalier se non vogliamo questo oggetto qua, metterlo dietro e toglierlo. La cosa carina è che ha un magnete e lo possiamo attaccare o in esterno, ma anche se vogliamo un video più nascosto, scusate il rumore, ora possiamo fare così, si vede soltanto questo quadratino, ma lui comunque, come state sentendo, l'audio lo registra comunque molto molto bene. Viceversa, se abbiamo una maglietta che non è adatta a attaccare il magnete o non vogliamo essere invasivi a infilare la mano dentro la maglietta, dietro vedete che ha questa mollettina con cui posso attaccarlo. Per esempio così. L'orientamento non è così importante, perché comunque l'audio sentite che è sempre buono. Nel case ci sono due microfoni, tra l'altro, quindi possiamo microfonare me e un'altra persona, e nella traccia audio della Fuji viene salvato tutte e due gli audio insieme, quindi anche per fare un'intervista diventa veramente un game changer. Già proviamo ora. Dario, per favore, stacca il cavo del microfono. Ok. Quello che state sentendo adesso, ad esempio, è l'audio preso direttamente dalla Fujifilm senza più il receiver del microfono collegato. Sentirete che chiaramente è più basso, sono distante, sono a circa 2 metri da Dario, e riattacca il microfono. E questa qui invece è la differenza col microfono collegato. Ora però andiamo in Duomo, un po' più di casino, di gente intorno, e vediamo quanto si sente la differenza. Adesso siamo dentro la galleria, c'è anche dietro un artista di strada che sta cantando e io sto parlando a un tono di voce normalissimo e questo è quello che prende. Sono a circa 1 metro dalla fotocamera e sentite un po' la mia voce. Ora facciamo la prova, sempre 1 metro dalla fotocamera, staccando questo qua. Ok, questo qui è l'audio preso invece direttamente dalla Fuji, in questo contesto caotico sempre 1 metro, e questo qui invece è lo stesso volume di voce, invece sono a circa 3 metri.
Questo qui invece è stessa distanza a 3 metri dalla fotocamera, ma invece col microfono. Ci tengo a precisare che io sto tenendo un tono di voce assolutamente normale, come stessi parlando con un amico a fianco a me, non sto urlando per farmi sentire dal microfono. Siamo dentro la Galleria Vittorio Emanuele a Milano, chiaramente c'è casino, quindi fateci sapere nei commenti cosa ne pensate di questo audio. Test estremo, qua vediamo un po' appunto il DJ Mic. Secondo me in questa condizione, senza un prodotto di questo tipo o comunque un acquisitore audio esterno, sarebbe impensabile filmare e riuscire, cioè o urlo o la videocamera fatica a sentirmi. Artisti di strada, al palco dietro di noi che stanno allestendo cose, sarebbe veramente difficile. L'enorme vantaggio di questo prodotto è che non devo stare a pensare a cambiare la pila AA come succedeva sullo Zoom, o a registrare sulla scheda di memoria interna che sia piena, che sia vuota. Prendo, apro la custodina, attacco, quando ho finito lo rimetto nella custodia, si ricarica automaticamente nella custodia sia lui che il ricevitore, la clip ce l'ho già salvata nella memoria della macchina e sono a posto. Posso far partire la registrazione dell'audio di backup o io da qua o anche l'operatore dietro alla camera dal ricevitore, schermini touch, una figata, veramente un prodotto ben costruito. Speriamo che questo video vi sia piaciuto, fateci sapere nei commenti cosa ne pensate, se anche voi avete questo prodotto o se pensate di comprarlo, se può essere utile nel vostro lavoro. Ci teniamo inoltre a ricordarvi che nel link in descrizione ci sono tutta la lista dei prodotti usati per realizzare questo video, inclusi i microfoni, con un link di affiliazione Amazon. Questo ci permette, se voi acquistate tramite il nostro link, di avere una piccola percentuale. A voi costa assolutamente uguale, ma noi abbiamo un piccolo introito che ci permette di continuare a poter acquistare attrezzatura da portare sul canale per mostrarvela. Di nuovo grazie e un saluto da The Italian Maker.